Allo stadio Partenio Lombardi si gioca la 30ª giornata del girone C di Serie C tra l'Avellino e il Catania, una sfida storica tra la squadra di Pazienza che cerca il miglior posizionamento possibile ai playoff e quella di Lucarelli che invece deve evitare i playout. Ha raggiunto comunque la finale di Coppa Italia dopo un inizio primo tempo molto equilibrato, senza grandi emozioni. Alla mezz'ora di gioco la sblocca l'Avellino su azione di ripartenza, l'assist di Sgarbi per il gol di Rocca, la rete dell'ex, il centrocampista dell'Avellino che a gennaio è arrivato proprio dal Catania. Un rigore in movimento che spiazza Furlan e porta avanti i Lupi. È il primo gol con la maglia dell'Avellino per Michele Rocca sull'ennesimo assist stagionale di Sgarbi. Azione quasi fotocopia dopo 3 minuti dalla linea di fondo. Sgarbi mette dentro il tocco sotto misura vincente di Gabriele Gori. Raddoppio immediato dell'Avellino col 10° gol in campionato di Gori, che va in doppia cifra e porta sul 2-0. La squadra di Pazienza, che poi nel finale di primo tempo trova anche il tris. Sgarbi manda in campo aperto De Cristofaro che colpisce il palo sulla ribattuta, mette dentro il gol del 3-0. Un quarto d'ora devastante dell'Avellino prima dell'intervallo a indirizzare il risultato e la partita. Secondo gol con la maglia dell'Avellino per De Cristofaro. Nel secondo tempo però il Catania reagisce e trova il gol del 3-1 con Marsura, decisiva una deviazione a battere Ghidotti. Il Catania prova a tornare in partita. L'Avellino che spegne un po' la spina a inizio ripresa e permette al Catania di tornare sotto, perché passano pochi minuti. Sul cross da destra arriva il tocco vincente di Castellini che accorcia ancora le distanze. Il Catania si porta meno uno dall'Avellino. Inizio secondo tempo complicato per la squadra di Pazienza, che però nel finale scaccia la paura con il poker firmato dal subentrato russo. Il cross al bacio di Palmiero, il colpo di testa in tuffo di Russo, primo gol stagionale per il numero 10 dell'Avellino, appena tornato da un lungo infortunio. Ci prova dalla distanza Cianci, pallone che si perde largo e poi nel finale di partita sull'ennesimo contropiede dell'Avellino c'è gloria anche per Liotti, che chiude definitivamente la partita. Manita dell'Avellino e primo gol anche per il difensore di Pazienza. Mancino incrociato a battere Furlan, finisce 5-2 per l'Avellino che travolge il Catania al Partenio Lombardi.